Carissimi amici, bentornati o benvenuti. Abbiamo una nuova puntata di Leonardo Risponde. Ho visto già intravisto diverse domande, quindi cominciamo subito le risposte. Prima domanda. Titti Bruni scrive: caro Don Leonardo, la distrazione involontaria quando si prega si riesce in qualche modo ad eliminare? Grazie padre. La distrazione involontaria nella preghiera, cara Titti, non si può eliminare, perché se si potesse eliminare sarebbe volontaria, non sarebbe involontaria. Quelle che possiamo eliminare con l'aiuto della grazia sono quelle volontarie. Quelle involontarie possiamo fare in modo di evitare che ci vengano, quindi mettere il possibile per quanto sta in noi, per starci con la testa, per avere la concentrazione, un momento adatto per pregare, specialmente quando dobbiamo pregare con intensità. Un luogo adatto, un'ora adatta, un contesto adatto, e possiamo silenziare come dovremmo telefoni e dispositivi, specialmente adesso, oppure staccare il telefono se stiamo in casa, se è possibile staccare il citofono, d'accordo? Ecco, quindi certamente, però il blocco totale dei pensieri non è cosa che si può avere, diciamo così, con l'ausilio della grazia ordinaria. Ci vorrebbe una grazia straordinaria da parte dell'Altissimo, che se vuole può concederla, ma non è nel nostro potere nemmeno con l'aiuto della grazia ordinaria. Il Vale Valerio dice: buonasera Don Leonardo, in quali passi biblici si narra l'esistenza del purgatorio? Bene, premesso che Don Leonardo chiaramente non è come San Tommaso d'Aquino, quindi non è un'enciclopedia, come dire, ambulante, perché insomma. Quello che ricordo bene, perché comunque il purgatorio, essendo un argomento di teologia dogmatica, è comunque un argomento dove diciamo dovrei essere un pochino più ferrato rispetto agli altri. Allora, il purgatorio non è esplicitamente, il termine purgatorio non si trova nella Bibbia, numero uno, né si parla esplicitamente del purgatorio, ma come per tante altre verità di fede, per esempio l'Assunzione che stiamo per celebrare, l'Immacolata Concezione, la verginità perpetua di Maria, questo vale soprattutto per i dogmi mariani, ma anche per il purgatorio, in cui infatti i fondamentalisti biblici, che senza offese, insomma, però un tempo erano i fratelli protestanti, insomma, no? Quelli che fanno appunto della Bibbia un fondamentalismo, cioè se una cosa non c'è scritta esplicitamente non ci credo, non ci credono nel purgatorio. Solo che c'è un piccolo problema, come ci diceva qualche santo professore, no? Che nella Bibbia il termine Santissima Trinità non c'è scritto. Quindi se uno vuole andare a fare il fondamentalista biblico, Santissima Trinità non c'è scritto. E molte volte ci sono scritte delle cose che, se uno non ha una buona cultura biblica, una buona preparazione teologico-esegetica, addirittura possono portarti in errore. Tipo che ci sarebbe scritto che, evidentemente non è questo il senso in cui intenderlo, ma che Gesù avrebbe quattro fratelli. E quindi i fondamentalisti biblici, per esempio oggi grossolani testimoni di Geova, prendono pretesto da quel brano per dire che la Madonna non era vergine e che Gesù non era figlio unico, senza sapere tutte quante le notazioni esegetiche, insomma, tali da far concludere con certezza documentabile che non si fa riferimento ai fratelli germani, come si dicono, ma ai parenti, in particolare. Quelle persone, due di quelle risultano essere vabbè, le figlie della figli di Maria di Cleofa, insomma, la quale a sua volta era la moglie del fratello di San Giuseppe, eccetera, eccetera. Però, ecco, quindi, premesso queste cose, il Purgatorio ha delle testimonianze indirette nella Sacra Scrittura. Le principali sono due. Uno, c'è un passo, questo non ricordo se del primo o del secondo libro dei Maccabei, in cui viene offerto il sacrificio per i defunti. E il sacrificio espiatorio per i morti. Viene lodata questa cosa come un'opera buona e come un'opera santa. Quindi è evidente che se veniva offerto un sacrificio espiatorio per i morti, se il morto sta all'inferno, il sacrificio espiatorio non serve a niente. Se il morto sta in paradiso, il sacrificio espiatorio non serve a niente. Se il morto ha bisogno di un sacrificio espiatorio, vuol dire che sta in una condizione dove è necessaria una purificazione ulteriore, un'espiazione dei suoi peccati. D'accordo? E quindi indirettamente c'è un'attestazione dell'esistenza di un luogo di purificazione. Dopodiché abbiamo i passi biblici. Nel Vangelo Gesù fa riferimento a peccati, quando parla del peccato contro lo Spirito Santo, di peccati che non saranno perdonati né nel secolo presente né nel secolo futuro. Quindi significa che alcuni peccati,
che non sono stati rimessi sulla terra possono essere rimessi in un secondo momento. E infatti nel purgatorio, come insegna la Chiesa, vengono per esempio rimessi i peccati veniali che non sono stati confessati, perché il peccato veniale non è obbligatorio confessare. E poi ci sono i passaggi delle lettere di San Paolo, dove si parla di una purificazione attraverso il fuoco e dove si parla, sempre attraverso un linguaggio simbolico, alludendo ai peccati, di alcuni peccati che sono paragonabili alla paglia, e la paglia si brucia col fuoco, quindi certamente la paglia, come sappiamo, è una scoria, quindi che ostacola la formazione di alcune sostanze, ma la paglia è facile eliminarla perché bruciarla non è molto difficile, e da qui il fuoco del purgatorio. Quindi questi sono i principali brani biblici che però sono testimonianze appunto indirette. Sapete che il Magistero della Chiesa ha la potestà dell'interpretazione autentica della Bibbia e in particolare dei cosiddetti passi oscuri, e in particolare di andare a individuare dove una verità di fede è stata rivelata in forma non chiara, quindi indiretta o implicita da qualche passo della scrittura. Questo è quello che riguarda noi fedeli cattolici. Buonasera, Leonardo, mi potrebbe spiegare cosa sono i sette sigilli dell'Apocalisse? Assolutamente no, Rosanna Gambari, perché i sette sigilli, come tutte quante le cose che vanno dal quarto capitolo in poi del libro dell'Apocalisse, ci si sono cimentati fior di cervelli e di teste, quindi ci sono una montagna di stili e significazioni altamente simboliche, con un linguaggio difficilmente comprensibile, che è appunto il linguaggio apocalittico, e per cui ecco, sicuramente sono si tratta di, presumibilmente, insomma, da quello che si può capire, di eventi misteriosi, insomma, di fatti misteriosi, di chiavi di comprensione della storia, di castighi divini. Possono alludere a tante cose gli episodi descritti attraverso lo scioglimento dei sette sigilli, che appunto viene fatto dall'Agnello Immolato, cioè da nostro Signore Gesù Cristo, cioè che è l'unico che ci capisce qualcosa. Ecco, dietro al libro dell'Apocalisse sta un grandissimo mistero, che rimane un mistero. Ecco, noi teniamo sempre presente che, come diceva il buon San Tommaso d'Aquino, anche il più grande teologo del pianeta Terra, il più grande esperto in dottrina, il più grande uomo di Dio, il più grande mistico, si ricordi sempre che quello che sa di Dio, se vogliamo parlare di qualche percentuale, è lo 0,00000000000000000001%. Quindi le cose che non sappiamo sono immensamente di più di quelle che sappiamo. E paradossalmente, Dio ha voluto, perché insomma la Bibbia è stata scritta sotto ispirazione, che nella stessa Sacra Scrittura ci fossero dei passi che non ci ha capito mai niente nessuno. D'accordo? Ma questa è costellata. I passaggi oscuri dell'Antico Testamento, insomma, sono tantissimi. I padri della Chiesa, che erano molto spirituali, molto più mistici, se vogliamo, di noi, si sforzavano di andare a rileggere libri storici oppure libri cultuali, tipo il Levitico. Tutte quelle cose che sono state scritte nel libro del Levitico, tutti quei particolari, quei dettagli di quei sacrifici cruenti, di quelle norme cultuali. È vero che l'Antico Testamento contiene delle cose transeunti, ma tuttora oggi quello forma il patrimonio della parola di Dio scritta, è rivelazione. Se si legge un pezzo del Levitico si dice parola di Dio. E che significano tutte quelle cose? Cioè, a me che sto nel 2020, che cosa mi va a dire che devi prendere il grasso dell'agnellino, che lo devi bruciare però in parte sul fuoco, poi questo tipo, cioè, capite? Quindi bisogna semplicemente accettare che alcune cose stanno lì, ma che stiano lì c'è un mistero divino che noi non conosciamo, perché Dio di fatto ha voluto che ci fossero delle cose di cui almeno lo stato attuale non ci capiamo niente. Pazienza, d'accordo? Del resto, anche nella stessa realtà creata, per quanto l'uomo vada in progresso, cioè ci sono tantissime leggi sicuramente della fisica, della chimica, probabilmente anche della matematica, io non sono esperto su queste materie, che ancora non conosciamo. Sicuro, nonostante che oggi siamo super evoluti, super algoritmizzati, tutto quello che vogliamo, no? Quindi Dio
ci ha dato, per quello che attiene alle cose di fede e di morale, la conoscenza di quelle cose che sono necessarie per raggiungere la salvezza della nostra anima. Quella sì, se vogliamo, quelle le possiamo e anzi è il nostro dovere conoscerle. Il resto, capire i sette sigilli, non essendo indispensabile evidentemente alla salvezza eterna, è qualche cosa che dobbiamo semplicemente rimandare. Poi in cielo sarà tutto chiaro, sapremo perché Dio ha permesso queste cose, che ci fossero scritte delle cose che non ci capiamo niente, cosa sono queste cose misteriose. Per ora, e con tutti gli sforzi che hanno fatto, anche alcuni recenti esegeti, certamente hanno dato delle chiavi di lettura, io ho letto alcune cose molto interessanti, molto suggestive, ma senza evidentemente riuscire a decodificare, ammesso che sia decodificabile, io non lo so, ecco, quel linguaggio così criptico e misterioso dei libri apocalittici. Non soltanto dell'Apocalisse, anche il libro del profeta Daniele, specialmente la seconda parte, è intriso di tutte quante queste immagini e visioni. Una parte del libro del profeta Ezechiele, la stessa cosa, insomma, no? Quindi ci sono dei passaggi della Sacra Scrittura, appunto, definiti dagli esegeti come apocalittici, la cui comprensione è estremamente difficile. Nicola Vedda chiede cosa significa nel Padre Nostro la frase non ci indurre in tentazione. Significa, secondo gli interpreti più autorevoli, evidentemente Dio non induce al male nessuno, come scrive San Giacomo Apostolo, in senso letterale, ecco perché nella nuova traduzione è stata fatta la scelta di modificare quella frase, scelta certamente opinabile, c'è chi si è stracciato le vesti, chi dice che non ci sta da preoccuparsi, quindi la critica garbata è sempre possibile. Poi quando comunque tra le vigore questa legge della Chiesa bisogna metterla in pratica, e senza pensare che sia giunta l'Apocalisse, insomma, per presumo, insomma, no? Ecco, certamente in italiano per noi occidentali è un po' così, perché non ci indurre in tentazione, secondo gli interpreti, quelli che io conosco almeno, significa, se possibile, tieni lontano da noi il diavolo, se possibile. Ma nei momenti in cui la divina volontà giudica che è giunta per noi l'ora della tentazione o della prova, dacci la forza e la grazia di vincere la tentazione e di superare la prova. Questo è contenuto in questa petizione. È chiaro che il termine greco kaimesenen, che se masse sperasmon, si dice in greco, in greco il termine è un po' meno, dentro l'orizzonte greco è un po' meno problematico, no? Il latino è tenenos inducas in tentazione, ma in italiano si è tradotto appunto letteralmente non ci indurre in tentazione. Dobbiamo anche tenere presente che, adesso non so se mi posso azzardare una cosa di questo genere, no? E il contesto ebraico, forse quello discorso si dilata un po' troppo, cioè nella mentalità ebraica, questo si vede per esempio nel libro dell'Esodo, quando si afferma che Dio indurì il cuore del faraone, anche San Tommaso d'Aquino quando interpreta quel brano dice ma che Dio ha indurito il cuore del faraone, no? Cioè, perché non è che Dio vuole che il faraone sia malvagio e opprima il suo popolo. Dio ha permesso che non certamente per la sua azione, ma per l'azione del diavolo, per i peccati del faraone, questo lo sappiamo, il cuore si ostinasse, e questo avrebbe dato occasione alla gloria di Dio di manifestarsi, d'accordo, in maniera sfolgorante, così come quello che è successo durante la passione di nostro Signore Gesù Cristo, no? Ecco, Gesù Cristo, il nostro Signore, è stato, diciamo, consegnato nelle mani dei nemici, aizzati certamente dal diavolo e dalle loro cattive passioni, fermo restando che dentro la passione ha operato tutto il peccato del mondo, anche i nostri, per l'uccisione del Figlio di Dio. Attraverso questa permissione divina è venuta la nostra salvezza, no? Quindi questo, diciamo, che è il campo semantico in cui intendere queste espressioni. Rosa Rosa, buonasera Don Donato, durante la messa da che momento ci si deve inginocchiare e quando ci si deve alzare in piedi? Se si parla di norma in senso stretto, a quanto ne so, non sono un liturgista, però insomma un minimo lo conosco di queste cose, quello stretto indispensabile. La prescrizione, quindi ciò che si deve fare obbligatoriamente, è stare in ginocchio dall'epiclesi fino al mistero della fede. Significa da quando il sacerdote stende le mani sulle offerte, invocando lo Spirito Santo perché le santifichi e le consacri,
fino a quando, terminata la consacrazione, si dice il mistero della fede. Sempre a quanto ne so, però, non ricordo se nelle istituzioni del messale romano o da qualche altra fonte, ma ricordo di aver letto questa notizia. Il fatto che questo sia obbligatorio non proibisce ciò che adesso è diventato facoltativo, perché anticamente nella messa, per esempio, il rito romano antico in forma straordinaria, nella forma straordinaria del rito romano, ci si inginocchia dal Sanctus, quindi dall'inizio della preghiera eucaristica, fino al Per Cristo con Cristo e in Cristo, cioè per tutta la preghiera eucaristica si sta in ginocchio. Questo non è più obbligatorio, ma a quanto ne so non è proibito, nel senso, se la devozione o il cuore di un fedele lo spinge ad esprimere più ampiamente la propria adorazione al Signore, quindi permanendo in ginocchio durante la preghiera eucaristica, può farlo. Fermo restando che anche dopo che si è fatta la comunione, quando si torna al posto, che io sappia, le norme non dicono nulla, d'accordo, perché se è possibile però fare una pausa post comunio, dove nulla vieta un fedele, anzi a mio modestissimo avviso è caldissimamente raccomandabile, insomma, perché con Gesù nel cuore la posizione del corpo più consona è appunto quello di stare in ginocchio, quindi fare quella pausa di silenzio che dovrebbe seguire la comunione, quindi non immediatamente fare la preghiera dopo la comunione, questo è prescritto dalle norme, si dovrebbe essere fatta almeno una breve pausa di sacro silenzio, almeno, dove certamente si può stare in ginocchio, ma quanto ne so anche per quel momento non c'è una prescrizione liturgica, cioè i fedeli si devono stare in ginocchio fino a quando il sacerdote non dice preghiamo, non c'è scritto. Quindi ciò che è strettamente obbligatorio è quello che le ho detto, almeno a quanto io ne so. Gianma Laurenti, si è compiuta l'ennesima opera diabolica consentendo addirittura l'aborto fetate con la RU486 senza ricovero. Come possiamo provare a fermare questa scia infinita di sangue innocente? Solo pregare? Ah, cioè, se Gianma Laurenti c'ha qualche ricetta, la può scrivere in un commento più sotto, insomma, no? E certamente tutte quante le forme lecite di resistenza, quindi le manifestazioni, anche pubbliche, di piazza, la protesta, e la scrittura di articoli, come dire, per chi ha una certa risonanza, fare in giro qualche video, e per chi ha la grave responsabilità di sedere nei posti che occupano la politica, fare opposizione, cercare di fermare queste cose, ma purtroppo vige il principio della maggioranza, per cui se la maggioranza politica decide una cosa e diventa legge dello Stato, non ci si può fare niente. E questo vale, mutatis mutandis, vale anche per tante cose che succedono nella Chiesa. Nella Chiesa chi ha la possibilità di agire è chi ha la sacra potestas da Dio, cioè in primis il Papa, in secondis i vescovi e insieme al Papa, quindi quando Papa e Vescovi agiscono insieme, il collegio episcopale. Moderatamente, e questo c'è un crescendo sempre più alto, anche se questo è un argomento un pochino più problematico dal punto di vista canonico, almeno lo stato attuale, ci sono anche le conferenze episcopali che esercitano certamente un'influenza non indifferente, anche se almeno allo stato attuale, fino a quando non cambieranno alcune norme, un singolo vescovo ha la possibilità, come dire, di recepire certamente alcune indicazioni, ma nel tradurle in atto ha un certo margine di, diciamo, di discrezionalità. Però alla fine chi poi dà delle norme che sono immediatamente operative, specialmente se fatte attraverso dei decreti, sono i vescovi. D'accordo? Per cui l'incidenza reale su queste cose, quindi l'incidenza reale concreta, chi ce l'ha? Ce l'ha chi ha il potere politico per quanto riguarda le leggi dello Stato, e chi ha il potere canonico per quanto riguarda la vita e le leggi della Chiesa. Noi comuni mortali, che possiamo fare? Esercitare il nostro diritto di critica, sempre in forma anche energica, ma sempre rispettosa e garbata. Questo vale specialmente per le cose ecclesiastiche, insomma, no? Anche per le cose civili, non si può e non si deve mai comunque mancare di rispetto al buon nome, alla buona fama, o comunque alla dignità della persona. Non si deve insultare
la persona. Si possono invece combattere adeguatamente le idee e i provvedimenti che si ritengono sbagliati. Ripeto, chi ha l'alta responsabilità politica, guai a lui, specialmente se è credente, se appoggia provvedimenti che sono contrari alla legge di Dio o non li combatte, certamente anche lui come può, con tutti i mezzi a sua disposizione. Diego 3D86, buonasera Donardo, volevo chiedere, ma il demonio sapeva che Gesù Cristo era il figlio di Dio o no? Nei Vangeli pare di sì. No, nei Vangeli non pare di sì. Questa è una dottrina comune di tutti quanti, della stragrande maggioranza degli autori ecclesiastici. Nel Vangelo il demonio non provoca Gesù. Quando gli dice tu sei il figlio di Dio, noi sappiamo che tu sei il figlio di Dio, non sta affermando una cosa da lui saputa con certezza, sta provocando, cioè sta dicendo quello che era il suo sospetto per vedere se Gesù gliel'avesse confermato oppure no. Ma Gesù non ha mai confermato nulla. E da San Leone Magno, che ne è uno degli interpreti più grandi, la redenzione è stata sempre concepita dagli scrittori ecclesiastici come una trappola, perché se il diavolo fosse stato certo che Gesù Cristo era il figlio di Dio, non lo avrebbe ucciso. Perché non è stupido e sapeva che avendolo ucciso sarebbe stata la sua rovina. Nel film di Mel Gibson, La Passione di Mel Gibson, questo particolare si vede benissimo per chi l'ha visto, perché il diavolo che si vede che aveva fatto il regista di tutta quanta la passione di Nostro Signore, istigando quindi le persone a infierire contro Gesù e provocandolo in continuazione, quando Gesù muore si dispera. Perché in quel momento ha capito, forse gli è stato anche rivelato dall'Altissimo, e ha capito che con quello che aveva fatto aveva perso ogni potere sulle anime, cioè che per quella prevaricazione fatta dal diavolo, chiunque avrebbe invocato su di sé il nome e il sangue di Cristo, ingiustamente ucciso, e tra l'altro ucciso con la dignità di figlio di Dio, quindi con un valore infinito da attribuire al suo sangue, sarebbe stato immediatamente salvato e sottratto dalle grinfie del diavolo. Questo è quello che la tradizione della Chiesa, gli interpreti più autorevoli, insomma, hanno sempre pensato, anche se non fa parte, diciamo così, dei dogmi o delle verità dogmatiche, però è stata la linea maggiormente tenuta, ecco, da grandi uomini di Dio, insomma, da grandi santi scrittori ecclesiastici. Padre che ha gli scrupoli del peccato, come può toglierli? Gli scrupoli si tolgono secondo l'insegnamento dei maestri di spirito, a parte il fatto che bisogna vedere prima la psicologia della persona, quindi capire un attimo chi sia davanti, da cosa dipendono certe cose, per vedere se si può in qualche modo, se sono scrupoli reali. Se si tratta, diciamo, dello scrupolo come problematica di tipo psicomorale, quindi più portata sulla, perché è una problematica fondamentalmente psicomorale, si risolve, come suggeriscono i maestri di spirito, mettendosi sotto l'obbedienza di un buon confessore. Il confessore dice: tu ti confessi una volta al mese, non di più, ubbidisci. Se un confessore dice: questo non lo confessare più perché questo non è peccato, ti attieni al suo giudizio, eccetera, eccetera. Facendo questo, piano piano si esce da questa cosa. Certo, quando dovessero, diciamo, subentrare fenomenologie più complicate da un punto di vista psicologico, cioè che ci fossero veramente delle turbe psichiche o delle paranoie, la situazione certamente diventa un pochino più complicata. E quindi se ci fosse una malattia, proprio in senso tecnico, bisogna anche vedere, come dire, un tipo di intervento un pochino differente, perché potrebbe non essere sufficiente, diciamo, questo che funziona nei casi ordinari, quindi quando non ci sia una grave patologia in atto, insomma, nella persona, insomma, nel soggetto afflitto da scrupoli. Michele 0970 dice: buonasera, don. Sospendo un attimo la lettura perché pare che ci sia qualche problema di connessione.
Dovrebbe essere tornata la connessione, ragazzi. Purtroppo in questi giorni la connessione sta facendo la peste, sta disturbando tante trasmissioni, sia il wifi che il 4G, per cui chiedo umilmente perdono, ma facciamo una preghiera, insomma. Bene, dal numero dei presenti spero che ci sia ancora qualcuno, insomma, in diretta, se no comunque rispondo alle domande. Michele 0970 dice: buonasera Don, mi potrebbe chiedere le varie lettere romane corinzi a chi erano indirizzate? Perché si dice solo il popolo, ma non il destinatario, che penso fosse un solo uomo. Non era un solo uomo è nelle lettere indirizzate appunto a Tito, a Timoteo, che si chiamano lettere pastorali. Le lettere di San Paolo erano indirizzate alle comunità generalmente da lui fondate, quali sono quelle che danno il titolo all'intestazione alla lettera. Se vuole approfondire questo discorso, trova sul mio sito web le lezioni sulle lettere di San Paolo ai Romani, le può ascoltare. Rosa 64, Rosa 64, la depressione può essere opera del demonio per inclinare la fede. Evidentemente c'è, cioè, una domanda posta in questi termini così secchi e apodittici. Il male, come sappiamo dalla fede, tutto il male è originato dal male morale, che è il peccato, e il primo peccatore è il diavolo, gli altri peccatori sono i suoi collaboratori, gli angeli ribelli e gli uomini, quindi tutto il male certamente deriva in maniera prima e, come dire, ontologica, penso che si possa dire, insomma, in questo caso dall'azione del diavolo e dei peccatori. Ecco, poi insomma, la problematica è alquanto complessa per queste cose, no? Quindi non si può, cioè, il diavolo non deve essere accusato di cose, come dire, di cui lui è colpevole solo in parte, nel senso che anche nei nostri confronti, il diavolo non ha potere su di noi se noi non glielo diamo attraverso la nostra volontà, perché il potere che il diavolo esercita lo esercita semplicemente tentandoci e inducendoci al male. Poi il male, una volta commesso, produce la morte, dice San Paolo. La morte è, che chiaramente non la morte fisica, questo ci ha pensato il peccato originale, ma è la morte dell'anima, la morte in senso, diciamo così, ontologico, spirituale. Anche la morte dell'anima, appunto, si dice, quando si trova in peccato mortale, significa, come dire, pensando alla morte fisica, una situazione di estremo disagio, di estremo malessere. Evidentemente la depressione è una forma patologica, ecco, estrema, di quel malessere che comunque è conseguenza immediata e diretta, sempre, del male morale, quindi del male commesso o del male ricevuto. Ho fatto una montagna di catechesi, insomma, su queste cose, no? Questo è un po' molto importante interiorizzarlo, cioè non dobbiamo avere una concezione del peccato, come dire, legalistica. Cioè, faccio peccato perché trasgredisco una norma e quindi ho fatto peccato, e si riduce il tutto a una trasgressione di una norma. Magari fosse questo, ma non è così. Perché la norma Dio la dà per evitare che tu ti faccia male. D'accordo? Perché la norma è un aiuto a dirti: guarda che sta attento, che se fai questa cosa, poi starai male. Se tu la norma non ce l'hai, non sai che facendo quella cosa stai male. Attenzione, a quella cosa ti fa stare male lo stesso. E infatti molti peccati che commettono i figli degli uomini li commettono senza saperlo, per ignoranza, ma il diavolo è tutto contento che noi rimaniamo ignoranti. Perché se anche tu non sai che una cosa è peccato, quindi è fabbrica di male, se tu la commetti, come ha spiegato benissimo San Giovanni Paolo II a suo tempo nella Verità di Splendor, sempre male fa. Cioè, se tu non lo sai che commettere, che ne so, facciamo un esempio classico, avere rapporti prematrimoniali, facciamo un discorso oggi che oggi è diventata una barzelletta, è peccato mortale che produce morte, e tu ce li hai tranquillamente convinto che io sono innamorato e quindi non c'è niente di male, non faccio violenza a nessuno, quindi che problema c'è? Ecco, tu puoi avere tutte quante le convinzioni in buona o in cattiva fede che vuoi, ma quella cosa lì male è e male rimane. Non c'è niente da fare.
non è il nostro potere cambiare questa goccia. Dice, ma c'è stata la rivoluzione sessuale e quindi adesso ormai la cultura non vede assolutamente nulla di male, tollera queste cose, quindi non c'è niente di male. No, figlioli miei cari. Questo è proprio il punto fondamentale dove ci giochiamo tutto, perché il male è qualcosa di oggettivo e di intrinseco. Ecco perché la Chiesa, fermo restando la misericordia verso il peccatore, ma sul bene e il male non transige, così come Dio non transige sul bene e il male. Cioè, Dio non darà mai a nessuno l'autorizzazione di commettere neanche il più piccolo peccato di questo mondo. Poi è un altro discorso, che tra questo e dire se tu fai un piccolo peccato Dio ti fulmina, ci passa un abisso, perché Dio non ti fulmina per un piccolo peccato, li tollera noi i peccatori. Infatti siamo tutti quanti vivi e vegeti, anche se un po' acciaccati, nonostante tutti le montagne di peccati che si fanno ogni giorno. Ma Dio non ne ha autorizzato neanche il più piccolo di essi. Gesù nel Vangelo parla chiaro: chi dunque osserverà questi precetti, anche minimi, ed insegnerà gli uomini a fare altrettanto, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Chi li trasgredirà, anche i più piccoli, addirittura dice un trattino, uno iota, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Quindi su questo non si devono avere dubbi. È chiaro che la depressione certamente la si può concepire in linea di massima, fermo restando poi le specifiche competenze che nei casi anche qui di patologia strettamente clinico-psicologico, io non sono un esperto in questo, però certamente insomma so che si tratta in questo modo, e si può dire che deriva certamente dal male prodotto dal peccato, e quindi come causa prima la causa di esso è il diavolo, certamente, che è causa prima di tutti i mali, come Dio invece è causa prima di tutti i beni. Ecco, poi causa prima, sì, tra virgolette, insomma, no? Perché anche il diavolo agisce sotto la permissione della causa prima assoluta, che è Dio, nel senso che non c'è un... Noi non siamo manichei, quindi il potere del diavolo non è infinito, e quindi noi non è che quello può fare tutto quello che vuole, agisce nei limiti in cui la divina potenza gli permette di operare. Questo è un grande mistero, ma sappiamo che dal male Dio è in grado di trarre fuori il bene. Magda Axel, buonasera Donardo, questa domanda mi viene ricorrente: perché nell'Antico Testamento Dio si manifestava personalmente al suo popolo e successivamente, secondo lei, ha deciso di mandare Gesù? Guardi Magda, questa è una domanda un pochino, cioè, qui deve studiare un pochino di, mi permetta, insomma, mi perdoni, un pochino di catechismo, insomma, perché rispondere a questa domanda in maniera articolata ci vorrebbe una catechesi di un'ora, no? Dio ha fatto una storia di salvezza con il popolo di Israele, in cui erano contenute tutte le promesse del futuro Redentore. Nella pienezza dei tempi, scrive San Paolo, è venuto Gesù ad adempiere tutte quante le promesse dell'Antico Testamento e a compiere la redenzione. E in Gesù, come diceva San Giovanni della Croce, Dio ha finito di dire tutto quello che aveva pubblicamente da dire. E lui ci ha detto e ci ha dato tutto, per cui tutto quello che dobbiamo fare è tornare continuamente su Gesù e sul Vangelo e cercare di capire bene e mettere in pratica quello che Gesù ci ha detto. Ecco, questo in due parole, insomma, però poi può approfondire, insomma, no? Chiara Leonilde, è vero che la Chiesa considera eresia credere nella venuta intermedia del Cristo sulla terra? Io invece ho letto che Ratzinger avrebbe detto che la Chiesa non si è pronunciata definitivamente. Ma se per venuta di Cristo sulla terra si intende che Gesù Cristo materialmente, quindi in forma sensibile, concreta, come quando venne nella storia, verrà sulla terra, questa è una cosa che non accadrà certamente. D'accordo? E la Chiesa si è pronunciata ampiamente su quella che è l'eresia milleranista, sia nella forma estrema che nella forma mitigata. Se per venuta intermedia di Gesù, figuriamoci quando celebriamo l'Avvento. Il tempo di Avvento si celebrano tre venute di Gesù, che era venuta nella storia, la venuta nella parusia, quindi quella storica e quella ultima, e poi si celebra la venuta che chiamano alcuni autori continua o intermedia, che è quella per mezzo della quale Gesù continuamente viene a toccare i nostri cuori, a convertirci, a parlarci,
sia a livello individuale, sia a livello di popolo, i momenti grandi in cui ci sono le grandi svolte della storia, in positivo, eccetera, eccetera. Quindi in questo senso certamente si può e si deve parlare di questa cosa. Se si cominciano a fare strane, a pensare stranezze, tipo ulteriori venute di Gesù sulla terra prima della parusia, questa è una stranezza. La Chiesa non ha mai sottoscritto e avallato stranezze di questo genere, nonostante che ci circolano in giro un sacco di storie, di presunte rivelazioni, insomma, al riguardo, ma non hanno nessun tipo di credito presso la Santa Madre Chiesa. Toni Madianaino, può la Madonna recitare il Padre in un'apparizione? Ci mancherebbe solo che, padre, non, che la Madonna non dicesse il Padre nostro, insomma. Cioè, la Madonna lo dice come il Padre nostro, lo diceva pure Gesù il Padre nostro, perché quando l'ha insegnato l'ha detto, no? Certamente quando parla di alcune cose, tipo ma liberaci dal male, certamente la Madonna non parla a nome suo, ma può dire certamente, come fa anche Gesù, questa preghiera pregando con tutte quante le membra del corpo mistico di Cristo, quindi non è detto insomma che debba applicare quella petizione a se stessa, ma certamente la Madonna, il Padre nostro, la preghiera che ha insegnato il figlio, mi sembrerebbe molto molto bene, molto molto strano che la Madonna non reciti il Padre nostro, no? Spero che la connessione stia procedendo bene, mi sembra di sì, ho visto adesso, ho intravisto adesso i segnali delle pause, delle interruzioni. Chiara Leonilde, Adamo ed Eva conoscevano l'esistenza di Satana e la sua pericolosità. Ma, Chiara Leonilde, cioè, allora, queste domande non sono domande a cui si può rispondere, perché chi è che può affermare con certezza una cosa di questo genere? Anche di Adamo ed Eva noi conosciamo quasi nulla. Cioè, chi mi conosce sa, insomma, che qualche cosa. Ma di utile alla nostra, anche qui, no? Cioè, quello che voglio far notare, mi perdoni sempre, no? Anche questa domanda, adesso impariamo anche quando facciamo le domande di Leonardo risponde, no? È una domanda a che serve sapere questa cosa? Per capire quali sono le domande giuste. Perché le curiosità, nostro Signore, non le soddisfa. E quindi non bisogna assecondarle. Ecco, quindi Adamo ed Eva conoscevano l'esistenza di Satana e la sua pericolosità? Non lo sappiamo. Sappiamo certamente che attraverso il racconto della Genesi, attraverso il misterioso serpente, Satana li ha fatti cadere. D'accordo? E poi, se ne conoscessero l'esistenza e la sua pericolosità, io non sono in grado di affermarlo, insomma, e non mi vengono alla memoria, non sono a conoscenza di fonti che mi consentano di fare questa affermazione. Potrebbero esserci, come potrebbero non esserci, ma dicevo prima, quando anche tutte quante le cose molto belle che, per chi ci crede, insomma, perché Gesù ha rivelato a Luisa Piccarreta su Adamo ed Eva, ci ho fatto un ciclo di catechesi, insomma, Adamo e la vita e la divina volontà, sono cose molto belle, ma sono cose altamente edificanti per noi, cioè spiegare com'era la vita di Adamo nella divina volontà, quindi le cose stupende che viveva prima del peccato, e sapere che esse in parte potrebbero essere recuperate, rivissute da chi comincia a fare sul serio con la volontà di Dio, facendola in terra come in cielo, insomma, questa è una cosa certamente non solo, ma molto utile alla nostra santificazione, no? Quindi non è, come dire, semplicemente dice, vabbè, andiamo a vedere che facevano Adamo ed Eva, tanto per saperlo. No, non è tanto per saperlo, ma è un saperlo finalizzato alla nostra edificazione, alla nostra santificazione, al nostro bene. Allora, queste cose il Signore, anche quando non le avesse dette, come dire, esplicitamente, chiaramissimamente nella Sacra Scrittura, può sovvenire con una rivelazione privata a farci luce e evidentemente per il nostro bene e per il nostro benessere, no? Ascoltare canzoni con riferimenti impuri è peccato. Qui bisogna un attimo capire, insomma, se è un riferimento impuro esplicito. Quindi, ma impuro, impuro, certo, una canzone d'amore non è un peccato, insomma, di
dipende, insomma, ci sono canzoni che hanno un linguaggio sessuale sporco, esplicito, diretto, si capisce, insomma, no? Lubrico, certamente non sono canzoni da ascoltare. Se c'è una canzone d'amore, la canzone d'amore si può ascoltare, insomma, quindi non così genericamente, tutto quello che ha a che fare in senso stretto con l'impurità, in senso stretto, se uno vuole vivere in comunione con Dio deve starne alla larga dall'impurità, perché in re venera non dato il parvitas materi, quindi in pensieri, parole, immagini, desideri, atti e cose che si ascoltano dall'impurità, per quanto sta in noi dobbiamo starne alla larga, certamente per quanto sta in noi. Cioè, poi è chiaro che se una persona si mette a fare discorsi, io sto sul treno, cioè una persona, due persone vicino a me si mette a fare discorsi osceni, io non li conosco, ci posso fare niente, ma non, cioè, è un'altra cosa che io invece vado a cercarmi qualche cosa, insomma, dove so bene già da prima che si ascolteranno discorsi osceni, insomma, no? Quindi sono fattispecie completamente differenti. Filippo Lombardo scrive: padre, non ho capito una cosa, lei nel video dedicato al giudizio particolare dice che si riceve una retribuzione eterna sia in bene sia in male. Ecco, come si lega a questo concetto la confessione? Ma la confessione non è che, cioè, allora, la confessione certamente quando una persona si confessa viene annullato il male che ha fatto, ma la confessione termina con la penitenza. Per penitenza fai questo, nel senso che il male prodotto dal peccato deve essere espiato, deve essere riparato, e se non lo si fa sufficientemente in questa terra, quindi abbracciando con amore le prove, le sofferenze, le tribolazioni, offrendo al Signore le nostre volontarie rinunce, sacrifici, eccetera eccetera, lo si farà poi in purgatorio. Un'anima che non si pentisse dei peccati sarà retribuita, quindi nel senso che sarà punita, certamente non da Dio, ma dal furore dei demoni, e con una pena proporzionata alla gravità e al numero dei peccati che ha commesso. Mentre i beati in paradiso riceveranno la retribuzione al positivo di tutto quanto il bene che hanno fatto. Perché Gesù ha detto nel Vangelo: anche un bicchiere d'acqua dato nel mio nome ad uno dei miei fratelli più piccoli non perderà la sua ricompensa. Cioè, la virtù cardinale della giustizia, questo ce l'abbiamo tutti quanti, esige che il bene sia premiato e il male sia castigato. Ma questa nostra, come dire, tutti gli uomini hanno questa percezione profonda, e quando una cosa è così generalizzata, questa percezione profonda non deriva da altro che da Dio stesso, è quella che si chiama la virtù cardinale della giustizia. Quindi, cioè, il fatto che attraverso il sacramento della penitenza Dio eserciti la misericordia e rimetta i peccati che sono offese fatte a Lui dalla creatura, libera e senza la sua autorizzazione, non toglie nulla alle esigenze della sua giustizia, che rimangono comunque e sempre integre. Quindi, cioè, noi non possiamo pensare che ci sono i colpi di spugna, cioè una cosa fatta non è come se non l'avessi mai fatta, cioè, bisogna poi assumersene le conseguenze delle nostre azioni. Erika TV chiede: è giusto chiedere a Dio di fare giustizia su una determinata situazione? Allora, certamente noi ci aspettiamo che Dio faccia giustizia di ogni male, no? San Paolo scrive di non vendicarsi, ma di lasciare che sia Dio a fare giustizia quando ci fosse qualcuno che ci avesse fatto del male. E sarebbe giusto che quel male sia in qualche modo giustiziato, d'accordo? Ecco. Bisogna essere cauti però, perché Gesù dice anche: se tu chiedi giustizia, c'è la parabola del servo spietato. E tu chiedi giustizia per che cosa? Perché quella stessa giustizia che noi potremmo esigere, dipende, quindi questa è una domanda generica, non si può rispondere, no? Questo deve andare dal suo confessore e spiegare bene la situazione, perché possa avere un consiglio circa l'opportunità.
Perché Gesù dice anche: con la misura con cui misurate sarà misurata a voi in cambio. Tu vuoi tanta giustizia? Per carità, io te la faccio, poi però la chiedo anche a te. Quindi siamo noi in grado di poter reggere le esigenze della divina giustizia? Cioè, che se io non sono, come dire, largo nel perdonare, nel lasciar perdere, se Dio non fa la stessa cosa con me, io posso stare tranquillo davanti a Lui? C'è la parabola del servo spietato. Quindi dobbiamo fare sempre molta molta attenzione. Certo che bisogna capire evidentemente i contesti e le situazioni concrete, no? Quindi questa è una domanda che non si può a cui non si può ben rispondere se non si conosce la situazione concreta. Maria Grazia CR1 dice: cosa posso consigliare a un'amica che sta divorziando? Certamente non è mai bene incoraggiare una cosa di questo genere. Evidentemente noi non abbiamo, quindi incoraggiarla mai, quindi incoraggiare il male mai. Se uno può, cercare di far riflettere come può e quanto può, di dissuadere da una cosa che sia negativa. Se chi ascolta è disponibile ad ascoltare, al dialogo, certamente si può tentare di fare, così come a pregarci, ma come sappiamo le persone hanno il loro libero arbitrio, per cui non abbiamo il potere di costringerle a non fare il male che avessero deciso eventualmente di fare, no? Giovanni Lauro dice ancora: si può chiedere a Gesù, la Madonna e i Santi, di venirci a trovare in sogno. Queste richieste, è meglio non fare mai richieste all'alto di cose strane, di cose straordinarie. Questo è quello che consigliano i maestri di spirito. Ok, riusciamo a finire prima del che ci incalzi poi, insomma, la chiusura. Non manca tanto al silenziamento, quindi do appuntamento al mese di settembre. Adesso non ci vedremo per un po', andrò, se Dio vuole, se il Signore ce lo concede, a riposare un pochino, e ci rivedremo poi su queste frequenze, se Dio vorrà, per il mese di settembre. Intanto do la mia benedizione a tutti, a presto, a domani.